un oasi verde di relax sotto i grattacieli di Porta Nuova. Questo è l'IDOBAM, un progetto presentato da Fondazione Riccardo Catella alla Biblioteca degli Alberi Milano. Volevamo dare un luogo all'aperto ancora più servito alla cittadinanza dopo che hanno passato mesi in lockdown. E quindi abbiamo ragionato su poter dare un luogo con ombrelloni, sdrai, un minimo di cibo e beveraggio e con un programma culturale dove le persone quando arrivano qui hanno un senso di relax ma anche delle attività da fare nella cultura e nel campo del benessere. Quante postazioni offre e come si può prenotare per venire al Lido? Ci sono un'ottantina di ombrelloni e in ogni ombrellone sono due sdrai, ma una famiglia può benissimo prenotare un ombrellone e venire tutti. Si prenota o via il sito web di BAM o l'app di Porta Nuova Milano, o si può anche venire direttamente per prenotare se ci sono posti liberi. C'è un minimo di offerta all'ingresso, dobbiamo contare gli accessi sempre per il tema della sicurezza e poi se uno diventa BAM friend hai anche degli accessi gratuiti. Milano sta facendo molto da anni e secondo me l'area di Porta Nuova e anche questo parco è un esempio. Ovviamente in questo campo oggi si può sempre fare di più e quindi noi abbiamo la nostra responsabilità come fondazione di spingere un pensiero nuovo anche all'interno della città. Ma vedo che il comune sta accogliendo e sta promuovendo loro tantissime idee legate alla mobilità verde, a avere più alberi in città e anche a una sostenibilità che tocca tutti gli ambienti, quindi ambiente ma anche sociale. E sono orgogliosa di essere cittadini di Milano anche per questo motivo. Un'apertura che con la pandemia di Covid-19 non ancora svanita, punta a garantire il massimo della sicurezza per gli utenti. Come spiega Francesca Colombo, direttore generale culturale di BAM. Vabbè, ovviamente la sicurezza per noi viene al primo posto e come potete vedere innanzitutto ci sono dei cerchi per terra, questo l'abbiamo fatto da subito dopo il lockdown, tutto il parco nelle zone dei prati rasati, abbiamo realizzato dei cerchi per tenere distanziate le persone, di modo che ognuno sa che se è nel proprio cerchio ha già una distanza di sicurezza dagli altri. Oltre a questo, ogni diciamo, materiale viene sanificato e quando ci sono i turni, perché uno può scegliere se farsi solo la mattina, solo a pausa pranzo, solo il pomeriggio o tutto il giorno, in ogni cambio negli orari abbiamo tenuto mezz'ora perché abbiamo un personale dedicato che sanificherà tutto, sanificherà l'ombrellone, l'esdraio, la sedia da regista, perché abbiamo pensato anche quella magari per gli anziani che preferiscono. Secondo lei il lockdown ha fatto crescere la voglia di natura nelle persone? Ma secondo me, guardi, è tantissimo. Io penso che questo momento ci ha privato del superfluo e ha risvegliato in ognuno di noi, perlomeno a me tantissimo, i bisogni primari che sono stati la natura, la voglia di stare immersi nel verde, nei boschi, nel mare, eccetera, e la voglia di cultura, che sono i nostri due beni primari. Quindi ci siamo rifugiati tutti guardando dei film, leggendo dei libri, ascoltando della musica. Quindi cultura e natura, che è quello che noi vogliamo diciamo, promuovere qui a BAM, sono i bisogni primari che penso che il lockdown abbia veramente risvegliato in ciascuno di noi. Siamo quasi un anno di BAM, che bilancio si può fare? Ma i bilanci solitamente è giusto che li fa chi diciamo osserva. Personalmente, come dice lei, l'8 settembre ci sarà un anno dall'inaugurazione con il concerto della Filarmonica della Scala. È un'esperienza dove impariamo sempre di più, è un'esperienza ovviamente nuova perché non c'è benchmark in Europa e quindi è tutto abbastanza difficile perché pensiamo proprio delle manifestazioni culturali per questo luogo, però quello che è straordinario è che la nostra community dei BAM Friends, che sono persone che ci aiutano, che ci sostengono con un piccolo gesto, perché ogni gesto conta e quindi ci danno un piccolo contributo di 25 euro annuo per mantenere questo luogo, sta crescendo, siamo a 600 persone e per me questi numeri sono quelli che mi rincuorano, a me e a tutto il team, perché poi tutto questo è un lavoro di squadra, noi siamo un bellissimo team, ad andare avanti, a pensare sempre a idee nuove come oggi è lì, domani ci sarà un'altra novità, eccetera, eccetera.